presieduto per anni da De Vise, quello per capirci che è venuto fuori sulle intercettazioni dei palazzinari, di quelli del quartierino lì, dei costruttori romani, per capirci. De Vise gestisce appunto presiede il TAR del Lazio. Da del Lazio a cui per legge vengono dirottate tutte le contenziose sulla legge obiettiva. Non c'è da dire normalmente se non che si sono creati grandissimi e bellissimi precedenti di conculcamento di qualsiasi tipo di contestazione dal punto di vista ambientale e infrastrutturale. Addirittura su un terzo valico nemmeno siamo andati a discussione. Questo miracolo è riuscito a fare il TAR del Lazio. A questo punto, quello che viene da domandarsi è, rispetto appunto a una situazione in cui, tra l'altro, questo paese ha rischiato nel 2005 di non vedersi i bilanci dello Stato 2003-2004 certificati da Eurostat. Sapete che c'è appunto una certificazione a livello europeo per 5-6 motivi, di cui uno era appunto il finanziamento occulto all'alta velocità, e questo non è che l'ha denunciato appunto un estremista, ma è Eurostat che ha chiesto, che era appunto non disponibile a certificare i bilanci dello Stato perché c'era il bel ballo di circa 13 miliardi, anzi più di 13,6 miliardi di euro che erano stati portati dal 2002 fuori dal bilancio dello Stato in infrastrutture S.p.A., altra invenzione del 2002 dell'allora secondo governo Berlusconi che nessuno contestò. ISPA poi venne sciolta, infrastrutture S.p.A., però questo rischiava circa un punto di PIL di danno complessivo allo Stato, danno occulto, poi appunto portato nel bilancio nella breve periodo dell'ultimo governo Prodi, fatto riemergere. Cioè voi immaginate lo Stato che occulta e fa riemergere un debito. In tutto quanto questo, questa è l'ultima questione che dico, quindi il dubbio che rimane, tra l'altro, altra storia, nei 13,6 miliardi, la Corte dei Conti, che nel 2008 fa questi calcoli, per cui la Corte dei Conti alle volte ci azzecca e va nel profondo, dice anche che di questi 13,6 miliardi, 5 miliardi sono in derivati, cioè in titoli di spazzatura. Diciamo è la moda perché i finanziatori appunto mixavano una specie di cocktail appunto il credito, però insomma il tutto fa abbastanza impressione. E però oggi ci troviamo in questa situazione con un governo tecnico che avalla un'opera che può essere definita una vera e propria truffa, sia perché non risolve i problemi poi trasportistici, perché come abbiamo detto siamo inchiodati nel porto di Genova tra il milione e il milione e sette, adesso si parla di circa 2 milioni di euro, ma dal 92 siamo in questa situazione e l'obiettivo dal 92 erano i 5 milioni di euro mai raggiunti, che non possono poi appunto andare da questa parte, poi si vagheggia del canale secco verso Anversa ed altre frescacce di questo genere, pur di giustificare un qualcosa che non avverrà mai. Ma quello che si ha per certo, oltre i pesantissimi costi di realizzazione, è che questa opera non si ripagherà mai. E questo viene documentato già dal 2004, non da noi, ma da RFI, cioè da chi poi ha interesse a realizzare l'opera, che dice che su quella linea bisognerà che lo Stato continui a sostanzialmente mettere sul piatto circa l'85% dei costi di gestione, perché in realtà il traffico che andrà su quella linea non potrà ripagare più del 15% degli introiti complessivi della gestione. Il problema allora ancora oggi è di cosa stiamo parlando, avere queste consapevolezze e soprattutto cercare di dire alle vispe prese
che la piantino di fare le liste tese, se vogliono fare dei discorsi più seri, li facciano insieme a noi, la cittadinanza, e soprattutto facciano rendere conto, o rendano conto anche loro, di quello che fino adesso non è chiarito, e soprattutto di quello che non soltanto nel passato non è chiarito, ma del futuro che ci aspetta se si continua così. Grazie.